Partiamo con il calcio Serie A, schedina con risultati, classifica, poi i servizi sulle partite. Ultima estate di calcio degli anni 70. È una campagna acquisti sottotono, pochi soldi e poche le idee. Comunque io direi di partire subito con le immagini. La stagione 79-80 ha un inizio non particolarmente brillante per la Fiorentina. La campagna acquisti infatti è fallimentare, arriva soltanto uno stopper, Zagano. Ma sai, io aspettavo qualcosa di più, l'aspettavo, è inutile negarlo, ormai lo sanno tutti. Ma non per sfiducia ai ragazzi, sia chiaro, qualcosa di più perché cerchiamo sempre di avere qualcosa di meglio. Ma eccoci a lui, a Giancarlo Antonioni, restituito alla perfezione atletica col piede matto che... Ma sentiamolo. Sì, direi dopo questo provino abbastanza duro, penso di non avere più questi problemi. È chiaro, un po' di perplessità rimangono, però sono così, perplessità dal punto di vista psicologico e basta. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Riprende anche quest'anno il 20° per la cronaca, la nostra trasmissione che conserva immutata la sua impostazione. Cominciamo col ribadire i risultati dei primi 45 minuti. Linea Roma. Altri primi tempi ad Avellino. Avellino 0, Lazio 0. A Milano, Internazionale 1, Pescara 0. A Firenze, Fiorentina 1, Udinese 0. A Firenze la Fiorentina conduce sull'Udinese per 1-0. Risultati della prima giornata di Serie A e schedina. Ascoli-Napoli 0-0, Avellino-Lazio 0-0, Cagliari-Torino 0-0. È forse presto per giudicare le squadre, ma è già un buon punto il torneo per poter parlare di quelle che sono le vicende tecniche dopo tutto quello che hanno promesso gli allenatori d'estate. Una falsa partenza. La prima giornata si chiude con il record negativo di segnature, soltanto 6. La delusione è palpabile, dopo due turni nessuna squadra è a punteggio pieno. Con il marcamento a zone infatti non si guarda molto la palla che va a rete, ma si deve cercare in un decimo di secondo dove è l'avversario più vicino. Il pubblico che ama il calcio però non è contento. Molto tatticismo, poche idee, lo spettacolo non si vede, tantomeno i gol. Una giornata curiosa questa in Serie A. Curiosa perché al termine dei primi tempi, avete visto il nostro tabellone, c'era un solo gol. Direi che forse è il più brutto, 0-0 o comunque il più brutto fra i derby del cosiddetto derby dell'Appennino. Sempre il gioco così, punizioni a spare. E se in campo tendono a prevalere i toni scuri, ancora peggiore la situazione sugli spalti e fuori dagli stadi, che rispecchia un clima politico e sociale carico di tensione. Oggi il nostro calcio si gioca con due squadre, due guardaline, un arbitro e tanta polizia. Continuare così è molto pericoloso. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Preghiamo scusare, ma a causa dell'agitazione dei giornalisti in atto oggi nelle sedi di Torino e di Napoli, il nostro programma di collegamenti ha subito delle varianti, per cui si articola in questo modo. Dallo studio le notizie relative alle partite di Torino, Cagliari, Roma e Napoli. Andiamo allora con i primi tempi. Grazie Mary, 0-0 anche qui ad Ascoli, cielo coperto. A Bologna, a Cagliari, insieme a Perugia, via Verona. In finale di Ascoli, 1-0 per l'Ascoli, a voi Bologna. Finale anche a... La classifica per quanto riguarda la Serie A vede l'Internazionale con 15 punti, a 2 punti il Milan 13, poi Cagliari 12. Non si sentiva il bisogno di un altro colpo basso, specie in una fase in cui il campionato pare attraversare un momento di fiacca. Risultati altalenanti, prestazioni poco convincenti e la sensazione che per molte squadre il cartello dei lavori in corso sia ancora presente. La costante accettazione del pareggio da parte di molte squadre continua a rendere sempre meno interessante il gioco. Si gioca come sempre in Italia, guarda, io vedo il football dagli anni 30 all'inizio, si giocava sempre male e molto lentamente, bisogna dire.
Tra le partite memorabili di quel torneo c'è la sfida con la Juventus del 6 gennaio 1980, che vede la Fiorentina battere a sorpresa i bianconeri per 2-1. È la 15ª giornata e la squadra toscana, penultima in classifica, ha assolutamente bisogno di punti. Ma eccoci ai gol. I gol, appunto, che sono l'unica nota bella di una partita non certo tonificata sul piano del gioco e della tecnica su entrambi i fronti. Vedete quanto è bella la sforbiciata di Sacchetti e quanto sa di Argentina il gol dell'omino di Fiesole, quel Tendi che non finisce di stupire. Neanche Zoff se l'aspettava. L'impennata in ventura e il gol che parte da un presunto fallo contestato a tavola. Guerini è fermo e Bettega segna. Nel campionato 79-80, grazie a un super Antonioni che trascina la squadra, i Viola giocano un girone di ritorno dove rimangono imbattuti per 16 giornate consecutive. 3 febbraio 1980. Antonioni, gran botta, palo, se la sbaglia, Pagliari bravo e lesto, in fine. Antonioni, cross, va da ponte dalla sinistra Pagliari e Sella che mette in rete. Ha avuto ragione la Fiorentina, però quando Carosi si è deciso a sfoderare la seconda punta che aveva in panchina, Pagliari. Siamo ora TG2 Gol Flash. Tra la top 11 aggiornato alla 9ª giornata, tra Pagliari come ala di punta della Fiorentina 6-41. Pur non avendo segnato molti gol con la Fiorentina sei diventato un idolo della tifoseria, perché? Ma credo che sia un discorso di come credo succeda alle persone normalmente, no? C'è sempre un rapporto a pelle, spesso succede che conosci una persona e ti sta simpatica a pelle. Io credo che soprattutto la curva, perché è quella che con cui io avevo ovviamente un rapporto fortissimo, avesse probabilmente percepito che la generosità, la voglia di dare quello che ci avevi da dare senza contropartite, senza chiedere niente, no? Ma la cosa che anche a me mi lascia spesso, insomma, così esterrefatto è questa incredibile affetto dopo 20 anni, dopo 25 anni, cioè gente che magari neanche probabilmente ha visto giocare. Quella partita si è decisa in seguito alla decisione che ha preso l'arbitro dopo alla mezz'ora, cioè l'espulsione di Pagliari. Dalle ali di punta Pagliari. Io partirei subito con l'immagine. Calcio minuto per minuto. Settima giornata del girone di ritorno in Serie A è la giornata dei derby. Subito la linea da Meri per i risultati dei primi tempi. Ribadisco il parziale, Fiorentina 1 a 0-0, rete di Sacchetti al 15°. Davanti a Sacchetti che stava entrando in area dalla sinistra, la difesa calabrese inspiegabilmente si apriva e il giovane interno viola non si faceva pregare, mirava l'angolo basso alla sinistra di Mazzolini e metteva in gol. Studio, questi sono i risultati finali. A Roma, Roma batte Lazio 2-1. A Milano, Inter batte Milan 1-0. Napoli e Juventus 0-0. E questa è la classifica, Inter punti 33. Juventus, Milan e Roma, scusate, e Avellino
25, quindi sono 4 squadre a 8 punti dall'Inter. Siamo subito a Firenze, abbiamo ancora pochi minuti, pronto Giannini? È domenica 23 marzo 1980. La Fiorentina continua nella sua rimonta, ma ben presto le attenzioni degli sportivi italiani vengono attirate da ben altre notizie. Il calcio è nell'occhio del ciclone. Ma non si tratta di crudeltà della sorte, la bufera in questo caso è la giustizia. E la giustizia agisce quando le circostanze lo richiedono. Le voci erano troppo fitte perché prima o poi non esplodessero compiutamente. Il clima attorno al calcio italiano è brutto nel febbraio del 1980. La federazione apre un'inchiesta che subito si affloscia. Le prove certe non ci sono, gli indizi sono troppo pochi. La federazione è entrata in possesso di quattro assegni. La federazione doveva bloccare cautelativamente molti giocatori. All'inizio di marzo c'è però la svolta. Sembra un copione grottesco, degno di una commedia all'italiana, invece una corsa in discesa che precipita la Serie A nel baratro. Perpetrato da lungo tempo, l'illecito balza alla luce per la denuncia di due disinvolti personaggi del gioco clandestino. È un commerciante romano di frutta all'ingrosso, Massimo Cruciani, a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, dichiarandosi vittima di una clamorosa truffa. Secondo lui, alcuni giocatori della Lazio, con i quali è entrato in contatto, lo hanno indotto a scommettere clandestinamente su alcune partite del torneo. Il loro compito sarebbe stato poi quello di truccarle, così da rendere sicura la vincita. Tutto ok per Milan-Lazio, con il risultato di 2-1, determinato dalla doppietta di Chiodi e dalla rete di Giordano, come da accordi. Sono altre le gare che non hanno rispettato le puntate, determinando la clamorosa denuncia. Sembrerebbero molte le squadre interessate: Avellino, Bologna, Genoa, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Perugia. 11 giocatori, 9 di Serie A, 2 di Serie B e il presidente di una società calcistica, cioè Colombo, presidente del Milan, sono stati arrestati oggi. Manfredoni e Giordano, Cacciatori e Wilson della Lazio, Albertosi e Morini del Milan, Della Martira e Zecchini, due calciatori del Perugia, nella foto vedete Della Martira. 79-80 è stato un anno segnato dal calcio scommesse, c'erano gli europei che si svolgevano appunto in Italia, per cui ancora maggior risonanza. I Viola non rimangono coinvolti dall'inchiesta e vanno per la loro strada, trascinati da un Antonioni capace di giocare ad altissimi livelli. È il 5 aprile 1980, quando, guidata dal suo pupillo ancora una volta in stato di grazia, la Fiorentina al comunale si impone sulla Roma per 3-1. La Fiorentina conferma il suo ottimo momento di forma, superando anche la Roma per 3-1. È stata una partita strana che la Roma ha perduto quasi senza accorgersene. I Viola passano in vantaggio dopo appena due minuti con Antonioni su punizione. Osservate a rallentì il tiro del capitano Viola. Una gran botta che va a infilarsi sotto la traversa di Paolo Conti. Il portiere giallorosso si dispera, ma obiettivamente non c'era nulla da fare. Al quindicesimo, secondo gol per la Fiorentina e la fotocopia del primo. La palla giunge a Sella, che viene steso da Santarini. Ancora un tiro imparabile di Antonioni, questa volta però alla destra di Paolo Conti. 2-0 dopo appena un quarto d'ora. La Fiorentina è in giornata, sì, ispirata da un Antonioni super. E al 39esimo giunge il terzo gol. Il tiro di Antonioni viene deviato da Santarini. Conti è fuori causa. Dopo quel successo, squadra e tifoseria incominciano a sognare. C'è chi spera di arrivare addirittura secondi dietro l'Inter. La classifica della Serie A: Inter punti 38, Juventus 32, Ascoli e Fiorentina 31, Milan 30, Torino 29, Cagliari e Roma 28. Il calcio minuto per minuto.
Scusami Enrico? Sì, pronto. Adesso mi senti? Adesso ti sento. Ecco, allora un attimo Enrico, c'è stato un qualche cosa qui in regia che non fungeva. Adesso mi pare tutto è in ordine. Allora cominciamo pure con i primi tempi. Ad Avellino la Fiorentina ha battuto l'Avellino 2-0, poi Catanzaro. Vediamo un attimo la classifica. Internazionale 39 punti, campione d'Italia. Juventus 34, Fiorentina 33, Ascoli e Milan 32, Torino 31. Pronto Luigi Necco. La partita ha visto una Fiorentina padrona del campo. Ma proprio nel finale del campionato le due sconfitte rimediate contro i nerazzurri e con la Juventus fanno precipitare la squadra di Carosi al sesto posto. Mi stanno chiamando, un minuto a disposizione. Buonasera, arrivederci tra una settimana qui alla Domenica Sportiva TG1.